Torniamo ora sul caso delle bustarelle in corsia. I medici sono tornati al lavoro e intanto il comitato dei garanti dell'università sta valutando come procedere nei loro confronti. Il comitato dei garanti, che è un istituto di garanzia misto, azienda, università, per affrontare, non vorremmo succedesse mai, ma ovviamente è lì per questo, per affrontare questi casi, è stato convocato immediatamente e oggi fornirà alle due istituzioni, all'azienda e a noi, l'indicazione, l'analisi di quello che è successo, quindi inizia l'istruttoria e darà le valutazioni sulla quale noi poi prenderemo le decisioni. L'obiettivo è fare chiarezza e risolvere la questione con rapidità. Il Comitato dei Garanti lavorerà anche alla luce di quanto sarebbe stato richiesto dal direttore generale Luciano Flor, valutare se ci siano gli estremi per la revoca del rapporto di lavoro per Pietro Litta, il ginecologo che nel video sembra chiedere 2.000 euro per far saltare le liste d'attesa. Meno compromessa appare invece la posizione di Alessandra Andrisani, direttore del centro di procreazione medicamente assistita, che sempre secondo il video avrebbe chiesto un pagamento in nero. Neanche sull'evasione fiscale dobbiamo immaginare che sia un comportamento, non giustifica il fatto che sia molto comune, lasciatemi dire, non all'università ma in tutta la società, il fatto che possa succedere. L'altro è invece un caso sicuramente molto più grave, è che lì si tratti di una lesione grave dei diritti della collettività, insomma, l'avere turbato le liste di attesa per un interesse privato è quanto di più grave possiamo immaginare. I garanti non solo analizzeranno i video della trasmissione della RAI, ma avranno 24 ore di tempo per ascoltare i due medici.